Ok ragazzi, nuovo video, oggi parleremo di sonno, aspetto veramente tanto tanto importante che tutti quanti sottovalutano e oggi ho fatto in merito un video su Rhino Nation, il nostro portale, se non lo conoscete andate qua sotto in descrizione perché trovate un sacco di video esclusivi, un sacco di articoli, soprattutto i nostri log in cui scriviamo tutti i nostri allenamenti giorno dopo giorno, tutte le nostre alimentazioni per questa preparazione e stagione agonistica del 2020, io, Giorgia, ragazzi del team, eccetera. Comunque, Rhino Nation qua sotto in descrizione, abbiamo condiviso tutto quanto e abbiamo fatto proprio un video sul sonno, un video molto interessante, importante, e ci teniamo a condividere la stessa tematica anche qua su YouTube. Allora, per catturare la vostra attenzione, se vi dicessi che esiste un integratore in grado di migliorare in maniera drastica le vostre performance fisiche, le vostre performance mentali, di rallentare l'invecchiamento, di migliorare la qualità della vita, di farvi stare meglio, sentire meglio, insomma un mood super positivo, di approcciarvi al meglio in ogni cosa, migliorare la memoria, in generale l'intelligenza stessa, io spenderei personalmente un patrimonio per questo integratore. Eppure vi dico che questo integratore è assolutamente gratuito, perché non è un integratore ma semplicemente è una corretta attenzione data al sonno. Ora, diciamo che credo la gran parte della popolazione mondiale viva sostanzialmente la propria vita in privazione di sonno, ossia si dorme troppo poco. Ora, credo che la media sia tra le 6 e le 7 ore, dipende se siamo turnisti, se non siamo turnisti, dipende da molti fattori in realtà, però tendenzialmente dormiamo poco. Il sonno non è qualcosa che può essere recuperato, quindi so che ciascuno di voi sta pensando sì, io dormo effettivamente poco, però nel weekend dormo di più. Sì, va bene, sicuramente è un qualcosa di positivo da fare, però in generale questo non risolve il problema. E realmente nessuno di noi si accorge e si rende conto di stare in privazione di sonno, perché ormai stando sempre così, vivendo ogni giornata così in maniera tra virgolette spenta, ormai questo mood tra virgolette spento è il nostro modo di essere. Molto spesso neanche in vacanza riusciamo a riposarci, o chi di noi in vacanza riesce a dormire tanto, a riposarsi, si sente bene e pensa vabbè, sto bene perché non lavoro, perché sto in vacanza, quando magari è semplicemente il fatto che si dorme di più ed è qualcosa che ho sperimentato sulla mia pelle, ma a questo arriveremo. Ora dunque, discorso relativo al sonno. Come detto, stiamo bene o male tutti in privazione di sonno. Quello che noi dovremmo fare in realtà è cercare di dormire almeno 8-9 ore al giorno e tra l'altro l'Homo sapiens è una delle specie viventi che ha un sonno bifasico, ossia distinto in due archi temporali, un primo arco che è quello notturno, per l'appunto cerchiamo di dormire almeno 8 ore la notte, e un secondo piccolo arco è nel primo pomeriggio. Ora, molto spesso l'abbiocco postprandiale dipende da elevazioni di insulina, che è un ormone anabolico che ci porta a tra virgolette in down, però generalmente nel primo pomeriggio c'è e si vede indipendentemente dal pasto un calo di attenzione, di performance fisica, mentale, e questo è proprio dovuto al fatto che come specie animale siamo portati a recuperare un po' di sonno in questo arco temporale, quindi normalmente 30, 45 fino anche un'ora di sonno anche nel primo pomeriggio. Ora, so logicamente che tutto quello che dirò in questo video non è alla portata di tutti, perché c'è di mezzo una componente principale che è quella lavorativa e organizzativa, però comunque cercare di fare delle accortezze che sono sicuro ciascuno di noi può fare è veramente veramente importante, e vi ripeto, me ne sono accorto io in prima persona, ma a questa arriveremo. Quindi prima problematica principale è quella della privazione del sonno. Abbiamo poi una seconda problematica che interviene, che è quella della circadianità e della soggettività di orari riguardo al sonno, ossia tendenzialmente tutti quanti siamo divisibili in due categorie, due macro categorie, in realtà poi ci sono molte sfumature, però diciamo generalmente due macro categorie, ossia i notturni e i mattinieri, mettiamo così, non mi ricordo com'era generalmente il termine specifico, comunque notturni e mattinieri. Chi è notturno tende a prendere sonno molto tardi la sera, quindi anche se si mettesse a letto alle 10 prenderebbe sonno magari a mezzanotte, l'una di notte, e tende a svegliarsi molto tardi. Viceversa, chi è mattiniero tende a svegliarsi molto presto al mattino, ci metto in mezzo io, e a prendere sonno molto presto la sera. Ora, il problema principale è che queste tendenze sono tendenze genetiche che non possono essere diciamo modificate dall'abitudine di vita, ossia se una persona notturna si mettesse alle 9 di sera a letto comunque prenderebbe sonno tardi, e anche se si dovesse svegliare presto tutte le mattine comunque avrebbe difficoltà a prendere sonno la sera. Viceversa, una persona mattiniera, anche andando a dormire molto tardi la sera, magari perché abbiamo fatto le ore piccole, siamo usciti eccetera, tenderà a svegliarsi relativamente presto. Quindi
queste abitudini non possono essere realmente modificate, e questo è il problema, che da un punto di vista organizzativo, lavorativo, molto spesso abbiamo degli orari che ci sono imposti che non combaciano con quelle che sono le nostre tendenze personali. E questo logicamente è un problema, perché la risultante è che stiamo in carenza di sonno, come detto prima, ossia magari sono una persona notturna, però mi devo svegliare alle 6 per andare al lavoro, io purtroppo prima di mezzanotte non riesco a prendere sonno, quindi la notte riesco a fare soltanto 6 ore di sonno, e questo logicamente mi porta a uno stato di privazione di sonno. Mi imbottisco di caffeina, affronto la giornata perché sono pieno di impegni, eccetera. Torno la sera, comunque non c'ho sonno, mi guardo un film tra una cosa e l'altra, si rifà a mezzanotte e il giro continua. Quindi vediamo che molto spesso questa situazione di carenza di sonno è molto complessa da affrontare. Prima di vedere dei consigli specifici, vi posso riportare quella che è la mia personale esperienza. Ora, io normalmente sono stato sempre un tipo molto mattiniero, non ho mai curato troppo questo discorso del sonno, nel senso che alla fine tra una cosa e l'altra mi trascinavo il lavoro magari la sera anche tardi, quindi arrivavo, andavo a dormire alle 10, 10 e mezza, comunque alle 5 mi svegliavo perché c'avevo gli impegni e tutto il resto. Comunque preferisco allenarmi nella prima parte della giornata, per un discorso anche di traffico di Roma, ci trovavamo comodi in quella fascia oraria, uscire di casa per non beccare il casino sul raccordo, eccetera, insomma un sacco di cose. Tra una cosa e l'altra dormivo poco la notte e non facevo nessun riposino pomeridiano, perché comunque stavo a manetta a lavorare e tutto il resto, quindi tra una cosa e l'altra dormivo tra più o meno 7 ore e mezza al giorno. E il weekend, io personalmente non so che cosa sia un weekend da diversi anni, quindi la situazione era bene o male sempre la stessa. Ora, come detto, in questa fase di bulk ho deciso di fare le cose per bene, cercare di curare ogni singola finezza, tra cui anche il discorso del sonno, perché il punto principale di questa fase di bulk era di curare ogni cosa per potermi allenare al massimo e poter recuperare al massimo. E logicamente il sonno è stata la principale componente che ha attirato la mia attenzione. Per cui mi sono imposto di dormire di più, banalmente. Quindi la sera alle 7 stacco qualsiasi cosa stavo facendo, mangiamo, sì lo so, mangiamo come le galline, e ci godiamo un film, rilassati, e alle 9, 9 e mezza stiamo a letto a dormire. Ci svegliamo la mattina molto presto, anche e soprattutto per i cani, andiamo in palestra, ci alleniamo, eccetera, e mi concedo 45 minuti, un'ora di sonno il pomeriggio, ma in realtà non metto neanche la sveglia ormai, nel senso che cerco di assecondare un po' il mio corpo quanto ne ha. Per cui mi sono impostato questo ritmo e questa, tra virgolette, forzatura da diverse settimane. Quello che vi posso dire è che ha completamente, completamente rivoluzionato il mio modo di lavorare, il mio modo di essere performante e il mio modo di vivere la vita. Nel senso che, in primis, la qualità della vita è totalmente diversa. Sono semplicemente più felice, sto meglio, mi sento meglio, fine, punto. Cioè, non può essere descritta in un'altra maniera. Lo stress e la capacità di affrontare lo stress è notevolmente migliorata in generale. Un altro punto importante è la performance mentale, nel senso che è vero che lavoro meno in termini di orari, però quelle ore di lavoro sono molto più proficue, perché a un certo punto, quando lavoravo troppo, stavo là che stavo ore e ore davanti al computer, a un certo punto non ci capivo più niente, mi sentivo proprio rallentato, le cose andavano a letto, ma io dicevo, porca vacca, è passato un'ora, non ho fatto niente. Invece qua mi chiudo sulle cose e dico, porca vacca, sono già passate 5 ore, beh, in effetti ho fatto praticamente di tutto. Quindi è stata una cosa veramente bestiale. Cioè, per farvi un esempio, il sito di Rhino Nation praticamente 90% l'ho fatto in un pomeriggio. Ho dormito tranquillo, mi sono messo là, bello, carico, ho detto dai, faccio una cosa bella e tutto. Mi ci sono messo un pomeriggio intero, a un certo punto ho guardato l'ora, cazzo, è ora di mangiare, perfetto, smetto assolutamente, non continuo perché me lo sono autoimposto, però porca vacca, ho praticamente fatto tutto il sito. Quindi è veramente, veramente un'altra cosa, un altro modo di stare, ed è super importante. Altro aspetto è la performance fisica, e anche su questo punto devo dire che Non credevo potesse impattare così tanto, nel senso che quasi cerco di impostare la split di allenamento, il mio modo di lavorare, in base alle notti che dormo, le notti di recupero, le notti di sonno tra una sessione e l'altra, che vedo che sono la determinante principale, che banalmente sono i giorni, me ne rendo conto, però se le notti che faccio, per esempio, tra una sessione di gambe e l'altra sono qualitative,
le gambe stanno bene, hanno recuperato. Se le notti lo vedo, perché ci sto facendo attenzione banalmente, perché prima non le notavo, non ci facevo caso a queste cose, però se le notti non sono qualitative, le gambe recuperano male. Le gambe, dico le gambe perché logicamente sono il distretto su cui si avvertono più DOMS nei giorni successivi. Devo dire che in generale, curando tanto il sonno, i DOMS si sono fortemente ridotti, ma tanto davvero, cioè quasi non ho più DOMS, ho un minimo di affaticamento, però riesco a recuperare veramente veramente in fretta. E sapete benissimo che non sono certo il tipo che si risparmia in allenamento, però è un cambiamento da così a così, e questo logicamente mi consente di allenarmi molto più intensamente, perché oltre al discorso del recupero c'è anche un discorso di maggior performance. Vado in palestra che sono veramente super carico e riesco a spremermi come non mai, perché? Perché ho dormito e mi sono rilassato tanto. Quindi veramente è stato un game changer, credo, di questa fase di bulk. Tra tutte le finezze che sto inserendo, che sto sperimentando, eccetera, credo che il sonno, dedicare il tempo al sonno e fare un sonno bifasico, quindi due momenti nell'arco della giornata, sia veramente rivoluzionante, o almeno lo è stato per me. Quindi che consigli vi posso dare generalmente? In primis cercare appunto di avere due momenti in cui dormire, quindi se avete una pausa pranzo trovare un... c'ho diversi ragazzi che hanno modo di dormire al lavoro, che hanno uno stanzino, qualcosa dove poter riposare, un attimo dormire, quindi farvi mezz'oretta, 40 minuti. Se avete altri orari comunque cercare di dormire, magari se staccate presto dal lavoro appena tornate a casa, cercare di capire se siete notturni o mattinieri e quando possibile organizzare la vostra giornata in funzione di questo, perché partite sempre da un presupposto, e è una cosa che vi esorto a fare, nei limiti delle vostre possibilità, organizzate la giornata in primis sui vostri momenti e in secondo luogo sul lavoro, perché asfissiarsi di lavoro non ha senso se poi non possiamo goderci dei nostri momenti, ok? Quindi in primis i vostri momenti, il tempo dedicato al sonno, il tempo dedicato alle vostre attività, e poi il resto deve essere logicamente, anche per un discorso di mera responsabilità, governato dal lavoro, dalle cose da fare. Però partite da quelli che sono i vostri momenti, nell'organizzazione del planning settimanale, della giornata che vi scorrerà. Quindi cercate di partire anche da quando dormire, trovate del tempo per dormire, anche spezzando in due momenti se per questioni organizzative non potete dormire la notte. Ora, in generale uno dei problemi che vedo comunque non è un discorso di organizzazione, il fatto di non dormire tanto la notte, ma proprio di abitudine, nel senso che si torna dal lavoro e dici il mangio tardi, comunque il film me lo vedo, tra una cosa e l'altra non mi viene sonno, vado a dormire tardi, eccetera. Ora, per far fronte a questa situazione, in realtà si può intervenire da un punto di vista di integrazione. Io ho sperimentato e ho fatto sperimentare due integratori. Il primo è il CBD oil, ossia la componente della cannabis, CBD, quindi quella legale normalmente, è un olio che si mette sotto la lingua per 60 secondi, si utilizza, e dovrebbe logicamente avere la componente di rilassamento della cannabis, senza la componente, tra virgolette, stupefacente. Sono molto ignorante dal punto di vista di cannabis, lo devo ammettere, l'ho praticamente analizzata soltanto per questo discorso del CBD oil. E l'ho provato, devo dire che non ne ho tratto grandi benefici da un punto di vista di sonno, non sento che mi viene sonno prima, lo prendo un po' poco prima di andare a dormire, non mi viene sonno prima, il sonno non posso dire che sia migliore in generale, che sia più profondo, insomma non mi ha dato granché, se devo essere sincero. L'altro integratore che sto utilizzando è il Regexil della Yamamoto, voi sapete che adesso abbiamo questa partnership con Yamamoto, comunque è un integratore che avevo provato quando uscì, mi ero trovato bene, adesso sono felice di avere questa partnership perché praticamente posso usufruirne, quindi grazie casa Yamamoto. In generale è un blend, quindi questa è la cosa ideale, puntate sempre sui blend, sugli stack quando sono ben formulati, ok? Quindi dietro c'è la mente di Gabriele Trapani, quindi questo è assolutamente ben formulato. Questo perché? Perché gli integratori sono molto spesso delle molecole che creano delle sinergie tra di loro per via dei pathways che vanno ad attivare, quindi generalmente uno stack ben formulato è in generale la soluzione più efficace. Qua praticamente trovate tutto: teanina, melatonina, estratto di valeriana, estratto di camomilla. Ora, per quanto riguarda la melatonina, di per sé è un ormone che noi produciamo e che ci permette di regolarizzare il sonno, quindi nel caso in cui non vi viene il sonno la sera quando è buio ma vi viene il sonno tardi, ecco, la melatonina è sicuramente un'ottima soluzione. Una compressa al giorno, la prendo una compressa al giorno, la sera prima di andare a dormire, e in questo caso devo dire che il sonno è molto più profondo, nel senso che lo vedo proprio che il sonno è più qualitativo, casco proprio. E l'ultimo spunto che posso darvi è che
in questa fase di bulk, aumentando il peso e raggiungendo peso che non ho mai raggiunto prima, perché attualmente sono 95 kg, sento di avere molto più bisogno di sonno. Quindi mi alleno molto più intensamente, mangio molto di più, ma di contro, tra virgolette, sento proprio di avere molto più bisogno di sonno. Quindi attualmente almeno 9 ore al giorno me le devo fare, cioè lo sento che ne ho proprio bisogno. Quindi da questo punto di vista sicuramente l'utilizzo di un integratore che mi permetta comunque di renderlo assolutamente qualitativo, perché un problema principale è anche quello della qualità del sonno, è molto molto utile. Quindi questi sono dei feedback che vi posso lasciare. Provate, sperimentate, scrivete qua sotto tutte le domande che avete, anche nel vostro caso specifico, cerchiamo di trovare insieme un modo per poter migliorare, rubare, strappare qualche ora di sonno in più, perché vi assicuro che vi cambierà totalmente la vita. Cioè, sembra assurdo per dirlo, però è meglio di qualsiasi integratore, meglio di qualsiasi SAP che potete prendere, meglio di qualsiasi dieta, e da un punto di vista fisico vi assicuro che lo vedrete, perché vi vedrete letteralmente lievitare dormendo di più. È un punto fondamentale, semplicemente questo. Quindi scrivete qua sotto tutti i commenti e ci vediamo al prossimo video.